Minuti finali di Inter-Lazio, sta vincendo 1-0. La squadra di Tudor sta difendendo come non mai questo risultato di vittoria. Questi 3 punti che potrebbero essere fondamentali per il piazzamento in Europa League, no? Oppure per un eventuale sesto posto se l'Atalanta vincerà l'Europa League contro il Leverkusen, rimarrà quinta e la mia Roma facesse flop. Io faccio gli scongiuri, non li faccio dal vivo, però li faccio mentalmente e vedremo come andrà a finire questa gara. Intanto un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli che vi invita a supportare questo video con un like, ad iscriverti al canale Cross. Gol di Drew Dumfries! Gol di Dumfries! 1-1! 1-1! Gol dell'Inter! Gol della parità di Dumfries! Ragazzi, c'era andata vicina anche prima l'Inter, eh! Prevedete Paolo Bonolis che si congratula con Marotta. Certo, ragazzi, mi sono dimenticato, dovevo farlo all'inizio. Bella, bella testata di Dumfries. Lautaro ci aveva provato con la testa a segnare. È stato bravo Provedel in diverse occasioni. Anche il palo ha negato il gol a Lautaro. Dicevo, prima che mi dimentico, volevo fare i complimenti alla tifoseria dell'Inter, che ha organizzato quella coreografia eccezionale, ragazzi. Uno spettacolo assurdo la coreografia dell'Inter ad inizio gara. Faccio veramente i complimenti a chi l'ha organizzata. Adesso l'Inter avanti per poter vincere questa gara sotto la lente d'ingrandimento di questo pubblico a San Siro, di un San Siro stracolmo. Ci sono tantissime personalità, tantissimi personaggi famosi, manco soltanto io. Scherzo, scherzo, ragazzi. E quindi ci teneva la squadra di Simone Inzaghi a non perderla, soprattutto a non perderla questa gara, perché una sconfitta magari non avrebbe rovinato la festa, però sarebbe stata di cattivo gusto, no? Devo dire che secondo me nel primo tempo, a parte i miracoli di Provedel su Di Marco, soprattutto una parata degna del miglior Yashin, degna del miglior che ne so, Zoff, Neuer, una parata meravigliosa di Provedel sotto al set. Dicevo, c'era un rigore su Lautaro. Va bene che magari ancora l'Inter avanti, ragazzi, ancora l'Inter avanti. E non l'ha fatta apposta, che era Marusic, perché è caduto. Però era un fallo procurato, perciò il rigore doveva essere fischiato. Non lo so poi, ragazzi, perché qui cambiano le regole ogni volta, ci sono nuove leggi, magari non le so io, mea culpa se alcune regole modificate in corso d'opera non vengono sapute dalla mia persona, non vengono a conoscenza, però per me era rigore, perché anche se tu non lo fai apposta, io sto andando sulla palla, tu stai per terra, mi ostacoli e mi fai fallo. Non lo so, poi vedremo come andrà a finire, però ormai è andata, insomma, era soltanto una mia impressione, anche confermata da Marelli, se non erro. Anche Marelli ha detto, seppur il giocatore è scivolato, ha causato il fallo. Non lo so, ragazzi, poi vedremo le moviole, gli highlights. Mamma mia, l'Inter ancora in avanti a cercare il gol della vittoria. Direi buona entrata in campo di Alexis Sanchez, che si è mosso bene, ha dato filo da torcere. Oggi non mi è piaciuto Thuram, devo dire, ha sbagliato troppi palloni, un po' leggero, a volte lezioso. Mi ricordo un Thuram migliore di queste serate. Invece Lautaro ha combattuto, ha pressato, ha cercato di segnare, si vedeva che voleva fare bella figura. Il toro, no? Come lo chiamano a Milano, sponda nerazzurra, il toro, e si è dato molto da fare in difesa, un po' diciamo con la testa tra le nuvole, soprattutto Acerbi, Bastoni che è stato anche sostituito, e
anche Sommer in occasione del gol di Kamada non è stato molto preciso. Sommer poteva fare meglio, anche se Kamada ha effettuato un tiro clamoroso, un tiro perfetto, migliore in campo della Lazio secondo me Kamada. Infatti da fin quando c'era lui vedevo un'altra partita, adesso è uscito e con Vesino formava una coppia di centrocampo molto tosta, molto dura da affrontare, e sono andati in sofferenza Mkhitaryan e Çalhanoğlu, e infatti sono entrati Frattesi e un altro che non ricordo chi sia, insomma. E sulle fasce Di Marco ha avuto un po' di difficoltà, nonostante avesse cercato di segnare, le occasioni buone ce le ha avute. Comunque adesso ragazzi l'Inter sta cercando di vincere la partita, tutti avanti, vogliono chiudere in bellezza questo campionato davanti ai propri difensori, sì, davanti ai propri difensori, davanti ai propri spettatori, tifosi. Ha dato 4 minuti di recupero, però già ne sono passati 2, non so se riuscirà a vincere questa gara. Resta il fatto che sono riusciti a quantomeno a pareggiarla, una gara che non meritava di perdere l'Inter, per le occasioni avute, per gli episodi, per tutto, anche se la Lazio è stata un'ottima squadra oggi, soprattutto nel primo tempo ha tenuto testa, è stata molto volitiva, tenace, però da quando c'è Tudor la Lazio è cambiata dal giorno alla notte, è diventata una squadra più compatta, più competitiva sotto tutti i punti di vista, e invece con Sarri era diventata un colabrodo nel finale, diciamo, di quando c'era ancora il tecnico Toscano Sarri, non lo so, è nato a Napoli, poi è andato, non lo so, mi sembra che sia toscano, parla toscano, però. E dicevo, per quanto riguarda le individualità della Lazio, oltre a Kamada mi è piaciuto anche Castellanos, che aveva segnato il gol dell'1-0 e è stato annullato per fuorigioco, e io l'avevo visto in presa diretta che era fuorigioco, però magari poteva anche sbagliarmi, perché con questo VAR, con queste nuove tecnologie, magari a noi sembra che stia in fuorigioco e magari non c'è, oppure viceversa. E dicevo, per le individualità, Barella, solito motorino, solito a tutto campo, e ha dato molta gamba al centrocampo dell'Inter, che però adesso è molto scoperto. Felipe Anderson sta andando avanti, e qui può succedere di tutto sul finale, no, e invece no, come non detto, perché finisce qui Inter Lazio 1-1, è riuscita a riacciuffare il risultato proprio sul finale con Dumfries, l'abbiamo visto in diretta. Lasciate un like a questo video, e volevo fare i complimenti all'Inter per la vittoria di questo campionato. Adesso alzeranno il trofeo, meritatissimo, è stata un'annata favolosa per la squadra di Inzaghi, calcio notevole, calcio a volte champagne, hanno meritato mai come quest'anno di vincere lo scudetto, ma non è che ve lo stia dicendo io, penso che chi è sportivo, chi ama il calcio possa soltanto dire queste frasi. Quest'anno l'Inter ha dato una lezione di gioco, di calcio, di tattica, di tecnica a tutte le squadre di Serie A e a chi ama il calcio come il sottoscritto. Buonanotte a tutti, sì, che buonanotte, mo c'è sta a Roma, che buonanotte. Buona serata a tutti, dal vostro Enrico Caffarelli, lasciate un like, iscrivetevi, ciao!